Sergio, ehi là, dove lo sei? Studio da qua è bellissimo, sì. Se tu ci pensi, siamo qua sulle terrazze, possiamo fare una TV libera. Noi siamo l'ultimo avamposto della TV generalista, Giovanni. Sì. Infatti, sì, certo, infatti siamo degli imbucati, mica siamo televisivi noi. Non c'entriamo nulla, dimmi la verità. Che c'entriamo? È un assedio questo. Certo, noi siamo dei Cheyenne, siamo gli ultimi televisivi, quelli che non hanno mai fatto televisione. Hai capito chi sei? Hai capito? L'ultimo, uno Cheyenne. Ecco, però diciamo, in questo clima di confessione, Giovanni, anche io voglio dire la mia, partendo dalla mia esperienza nel cinema. C'è la luna piena, guarda che bello, per cui la luna piena va proprio incontro alla confessione. Anche io voglio parlare della mia esperienza nel cinema e voglio parlare di una figura che nel cinema è fondamentale, no? Chi è? Il produttore? No, il produttore è troppo facile, Gio, no? Vabbè, di più. Di più. Regista. No, di più, Giovanni, di più. L'attrice? No, signore, l'autista, Giovanni, l'autista di cinema. Perché pensaci bene, se non ci fossero gli autisti, gli attori non potrebbero raggiungere il set, i registi non potrebbero andare sulle location, i produttori non troverebbero la cocaina. Gli autisti sono fondamentali. Gli autisti sono fondamentali. Ma poi gli autisti, diciamo... Ma cosa applaudite? Che applaudite, la cocaina? Aspettate, gli autisti diventano i nostri angeli custodi, perché gli autisti stai in macchina con l'autista, ti sente telefonati, sente quando sei felice, poi invece quando sei disperato l'autista sa che sei disperato, se te vade fa quattro chiacchiere con l'autista, l'autista ti ascolta, se l'autista gli vade parlato, gli poi ti senti, non me vade sentite, state zitto. Diciamo, l'autista è una figura fondamentale nel cinema. Il mio autista ha un nome che è tutto un programma. Vito. Vito è entrato nella mia vita in una maniera abbastanza singolare. Io stavo girando un film che prevedeva che alcune riprese fossero fatte a Cortina. Stavo a Roma, sarei dovuto partire di lì a una settimana, quando improvvisamente mi arriva una telefonata e dice: guarda, hanno cambiato il programma, devi essere domani mattina a Cortina, non ci sono treni, non ci sono aerei, per cui ti mandiamo una macchina. Dico: va bene, mandatemi la macchina. Alle 9 di sera sento citofonare, vado a rispondere: pronto? Rubino, sono Vito, scendi. A me già uno che mi chiama Rubino già mi comincia a storcere, no? Per cui sono sceso, dico, con un'aria anche un po' così, scendo, trovo una Mercedes, apro lo sportello, entro dentro la macchina e vengo inondato da un effluvio di Arbre Magique, una cosa stomachevole. Cerco di guardare sto Vito, non riuscivo a vederlo perché era piccolo, lo specchietto retrovisore, lui era talmente piccolo che non ce l'aveva così regolare, ce l'aveva così, per cui per guardare Vito dovevo stare così dentro la macchina. A un certo punto ho detto: senta Vito, ma ce la faremo domattina ad arrivare a Cortina? Si gira, lo vedo in volto, un riccetto, mi fa: vedi sta faccia? Sono 30 anni che lavoro al cinema. Vabbè, poi ho portato i big, i number one, mica... Dico: ma che vuoi? Dico: mi fai la mano così. Dico: che vuoi? Ma perché? Chi hai portato? Io ho portato Mastroianni, Lauretta Masiero. Chi ha portato? Lauretta Masiero, la moglie dei Fellini. Quella si chiama Giulietta Masina, Vito. Ah sì, può essere che chi non mi incaglio. Dico: vabbè. E chi altro hai portato? Ho portato Aferilli, Averna Lisi. Chi? Averna Lisi. Sì, Averna, il Campari, il veterinario col cavallo d'entrare al fosso. No, Rubino, può essere che chi non mi incaglio. Dico: guarda, incai sicuro. E poi non mi chiama Rubino, chiamami Sergio perché è meglio. Siccome poi a un certo punto sto odore di Arbre Magique era veramente stomachevole, io ho cominciato ogni tanto, aprivo il finestrino, lui mi ha detto: no, Rubi, se c'è bisogno d'aria ti metto l'aria condizionata. Dico: Vito, ma l'aria condizionata a novembre non mi sembra il caso. Per cui a un certo punto ho detto: senta, guarda, facciamo una cosa, si fermi alla prossima stazione di servizio, prendo un caffè, magari lo vuole anche lei, così si tira su per il viaggio. No, ma che sei matto, io mi devo studiare la strada, poi domani mattina dobbiamo arrivare là, devo sapere tutto, scendi, faccio da solo. Per cui arriviamo alla stazione di servizio e per fregarlo, scendendo dalla macchina alla chetichella, ho lasciato lo sportello, diciamo, posteriore un po' aperto, di modo che si potesse areare l'ambiente. Vado alla toilette, poi mi prendo un caffè, poi esco e mi metto a fumare una sigaretta. Mentre fumo la sigaretta, vedo che un'altra macchina arriva nel parcheggio e se va a parcheggiare proprio accanto alla macchina di Vito. E quelli della macchina, per scendere più comodamente, chiudono lo sportello posteriore che precedentemente io avevo lasciato aperto. A quel punto vedo gli stop della macchina di Vito che si accendono, tac, quello mette la marcia, zac, e parte a razzo. A Vito! A Vito! E Vito se n'è andato. E sono rimasto là al pavesi, ho cominciato a chiamare la produzione, ma erano le 11 di sera, non mi rispondeva nessuno. Chiamo Vito, Vito, non mi risponde. Dopo un'ora lo trovo, stava a Chianciano Terme. Dico: ah Vito, sono Rubini. No, Rubino ce l'ho dentro la macchina, sto a portare a Cortina. No signore, non ce l'hai dentro la macchina, girate.
A Rubin, dove stai? Sto a Pavesi. E che ci stai a fare? Ma come che ci sto a fare? Mi ci ha lasciato, ma come ti è venuto in mente? Vabbè, io ho sentito chiudere lo sportello, sono partito a razzo, c'amo fretta, dico infatti così arriviamo 3 ore dopo domani a Cortina. Con un inizio di questo tipo, o se faceva botte, oppure nasceva un grande amore. Infatti tra me e Vito è nato un grande amore, è diventato un consigliore, un mentore, un punto di riferimento. Tante volte mi ha indicato la strada, Vito. Tante volte invece lui la strada l'ha sbagliata, infatti siamo arrivati dopo, ma siamo sempre arrivati. Sempre. Questo è Vito ed è solo uno dei capitoli della sua fantastica vita. Yuhu! Forza Vito!